Bentornati ragazzi, WrestleMania 30. Ebbene sì signori, la streak contro la bestia. Brock Lesnar contro The Undertaker nello scontro più atteso del 2014, dove Undertaker cerca di portare a casa il suo numero 22 di vittoria. Ma invece chissà cosa si porta, anzi sappiamo tutti, porta a casa la grande sconfitta che nessuno veramente si aspettava. Il risultato in assoluto più sorprendente nella storia di WrestleMania. Brock Lesnar zittisce il pubblico battendo The Undertaker a WrestleMania, mettendo fine a una delle strisce più positive, più lunghe, più longeve nella storia della WWE. E siamo qui, Game Trips, prontissimo come non mai per questo fantastico appuntamento. Ragazzi, dovete essere qui, sintonizzate per questa grande battaglia. Allora ragazzi, io vorrei tanto che vincesse il becchino, ma sappiamo tutti che purtroppo non vincerà. Anzi, però a me mi piacerebbe vederlo vittorioso il becchino, quindi ci facciamo schienare per count out fuori dal ring. Let's go! Vediamo! No! Ma che figlio di una trota! È uscito! No! Cominciamo ragazzi, avrei voluto farvi vedere qualcosa di diverso, ma non ci siamo riusciti, anzi. Allora, spedisce all'angolo sud-ovest con una reship, subito. Allora, sud-ovest quindi. Oh, Kidambu! Poi mi dimentico che combattiamo contro The Undertaker, non contro il primo fisso che esiste. Allora, suplex, bello, sistematico. Allora, sud-ovest, non è questo sicuramente, ma è quell'altro. Undertaker was able to hit a shot on Brock over the top rope to get back into the match. The two had smashed each other with huge punches and knees, yet neither seemed to feel the effects. The WWE Universe wanted to see. Oh, Maron! È rimasto con la coscia all'impiedi. Mettiti al lavoro, infliggendo. Ho concentrato nella seduta sulle gambe, il dembolino. Portalo all'esterno del ring, scatenare ancora più Covent, continua ad attaccarlo. Ehi! Ehi! Quello da hit capito, io sai! Hai ci capito! Se usata! Hai zita! Va a tenna abbascio! Ma non abbascio qui comunque! Non mi dire niente, ma devi scendere un attimo giù, bravo. Andando. E voliamo su di lui. Ma che fa? Andiamo con la mossa speciale, ragazzi. Andiamo con i suplex. Uno. Due. Tre. Benissimo. Dopo essere tornato, rimetti all'angolo. Oh, ehi!
Ma che cazzo, ci ho provato per un'ora, ci ho provato un'ora a fare questa vittoria prima. Lui va fuori così, vabbè, adesso. Ok ragazzi, vediamo un attimo di riuscirci a metterlo un attimo all'angolo, se ci dà il tempo il garzo per farlo, cioè. Ah, adesso non mi schiena pure. Vabbè, ma è una contronatura questo. Cioè fa quello che vuole, cioè mi sta dominando, ragazzi, mi sta veramente dominando. Cioè veramente mi sta dominando. Sta dominando. E vorrei fargli un bel giro di gita suplex. Mettilo in piedi, ma almeno con una pesante combo. Bene, ora torna a concentrare sulle gambe fino a farle diventare gialle. Va benissimo. Vai, super. Allora dovremmo andare prima con una F5, subito, subito. Ci perde più tempo lui. Fa powerbomb all'improvviso. C'è un po' di riposo per entrambi i lottatori. Vedo che specialmente Brock è in fase abbastanza stancante. Prendono l'arbitro per sbaglio. Entrano l'abito per sbaglio. Prendono per sbaglio l'abito. Attenzione perché adesso potrebbero arrivare i suplex. Vediamo, arriva il primo. Incredibile. Facciamoci una gita a Super City, ragazzi. Ciu. Prova ad avvicinarti mentre in piedi, Lost. Inclina verso di te. Ok, devo ingarrare. Brock had Undertaker against the ropes here and was ready to start putting it on. His boot. The Phenom would need to stay alert and push the action if he was going to conquer the beast. Lui che sta fresco fresco, nuovo nuovo, io a terra. Mosso finale all'improvviso, attenzione, mosso finale all'improvviso, mosso finale, incredibile! Oh! Me l'ha parata questo figlio! Allora lo rialziamo! Susat, Aizat, vieni! Tempesta delle five! Ora entra praticamente all'angolo nord-est. E lo buttiamo giù. Peccato che non deve andare giù. Quindi Susadam. E vieni un attimo qua. Penso che ho sbagliato. Che non era questa, che dice in direzione dell'avversario. Bisogna fare qualcosa come questo. Dobbiamo fare proprio tutt'altro. Quindi
quindi vieni un'altra volta qui. Andiamo zitti zitti nell'angolino. Able to kick out of the F5 when it certainly seemed to many that he was finished. Undertaker was struggling in there with Brock, but wasn't out yet. Surely he'd be able to get back into this match and continue his WrestleMania domination. Brock's face is the picture of frustration here, but it seems misplaced when he's got firm control of this match. The big question right now is, what can Undertaker do to get back into the match? How can he keep the streak alive? Ma il contratto con il Sasso, lo danno in verità, ma dura la faccia fa lo prendere le cose. Sky a destra e a sinistra con altro film. E one. Che fa? E two. Ma li vorresti sistemare tutto, non ho capito. Sbagliato mosso. E 3. E 4. E 6. No, è bene, siamo a 5. 4 e 6. Torniamo all'angolo, bello. Non me l'aspettavo onestamente. Attenzione, ancora? One last moment of hope as he elbowed free from Brock's F5 attempt. But a match that had seen Lesnar thwart Undertaker at... Mamma mia ragazzi, proprio il link, è stato bruttissimo. Non avevamo alternative. Possibly the most jaw-dropping result in WrestleMania history. The Undertaker streak ends at the hands of Brock Lesnar. The looks on the faces of those in attendance told us everything. Nobody saw this coming. Our next match takes us to the Greater Bay Area of Northern California and WrestleMania 31 in 2015. Seth Rollins had been on top of the world ever since he decided to leave the Shield behind to do the bidding of the Authority. This move paid off instantly as it captured the Money in the Bank briefcase in July of 2014. Rollins was untouchable, protected by those in power, and with the knowledge that at any moment he could turn that briefcase into the WWE World Heavyweight Championship. All seemed to be well within the ranks of the Authority, but the harmony would not last long. Randy Orton, who had been the Authority's top hand until Rollins joined the ranks, didn't seem so happy with the favoritism his former rival was now enjoying. This would come to a head with Rollins attacking Orton following a tag team match, connecting with his vaunted stomp to make it clear that their association was now over. The Viper was furious, attempting to get revenge, but never quite finding it. Another stomp from Rollins would force Orton out of action for a few months, with Rollins bragging about his actions the entire time. But at Fastlane in February of 2015, Orton would make his return following a six-man tag featuring Rollins, delivering RKOs to everyone who got in his way. But as luck would have it, Rollins would manage to escape unharmed. Orton made it clear he wanted one thing, and one thing only: Seth Rollins at WrestleMania. Orton wanted to show the Authority they made a huge error in backing Rollins instead of Orton, and he was going to make an example of their new golden boy. The pressure's on. Can you humble Seth Rollins in front of an enormous WrestleMania audience? Or will this legend be the one you can't kill? The stomp meets the RKO. Next. Prossimamente, ragazzi. Che cos'è questa qualità peggiorata?